Sì, si è fatto tutto noi, in realtà siamo tanto arrabbiati. Si è fatto tanto, però si esce di nuovo con una sconfitta. Forse col Venezia abbiamo avuto negli ultimi metri poco spunto per errore nostro e per merito anche di un avversario con 10 giocatori davanti alla linea dell'area. Questa partita qui è stata fatta completamente da noi. Bisogna ripartire dalle cose giuste che fate, ma è giusto anche diciamo essere tanto arrabbiati perché tre sconfitte nella nostra squadra, soprattutto come sono venute, non dovevano arrivare, però dobbiamo ripartire dal giusto fatto subito già da domani perché fortunatamente tra virgolette c'è un'altra partita martedì, poi c'è un'altra Anzi, sabato. ce ne sono due in casa, quindi Sì, davanti lo ce ne sono due in casa, ma soprattutto ce n'è una subito e una sabato. Dobbiamo ripartire da questo perché poi siamo tanti giocatori forti, sia gli 11 e tutti quelli che ci sono in panchina, quindi bisogna ripartire dalle cose giuste fatte, rivedere un pochino gli errori. C'è tanto rammarico perché, ripeto, abbiamo giocato sempre, sempre noi e purtroppo si è scelta una sconfitta, quindi bisogna rivedere un pochino di cose tutti insieme, tranquillamente, perché la strada è quella giusta. fine partita molti di voi sono andati comunque ad abbracciare, quasi a consolare Michail, abbiamo visto Tonucci e anche un paio di altri calciatori che erano in panchina, questo è il senso comunque della compattezza del gruppo. Ma sicuramente siamo un grandissimo gruppo e si sta creando una bellissima. Bellissimo gruppo, quindi bisogna continuare su questa strada. Gli errori personali, gli errori collettivi ne arriveranno tantissimi, le difficoltà saranno tantissime e c'è la fortuna che c'è subito la partita di martedì, quindi dobbiamo ripartire dalle cose giuste fatte e Mikai è un grande portiere, quindi non c'è niente da dire. Da parte tua stai diventando quasi un insostituibile del Bari, oggi il mister ti ha provato come esterno nel 3-5-2 come facevi a Salerno l'anno scorso, come hai fatto a Salerno in alcune partite, doppietta e anche rigorista. Sì, me la sentivo e l'ho calciato, sono riuscito anche a spiazzare Bardi, quindi sono contento un pochino per i gol perché c'è gioia personale, però è cancellata dal risultato, credo immeritato. Sono nervoso, ripeto, quindi bisogna ripartire subito martedì.